Amici, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Dopo una settimana in cui non ci siamo sentiti, si torna stamattina come al solito con voi. E con me Marilena Rudi, buongiorno Marilena. Buondì. Sono con noi i nostri quotidiani, Giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, Repubblica, Milano, Finanza, Corriere della Sera e Giornale. Chi ce le ha offerte stamattina, Marilena, i giornali, la lettura? Come tutti i lunedì, l'Isola della Fortuna. L'Isola della Fortuna di via San Michele, qui a Casa Massima. Andiamo subito sulla Gazzetta del Mezzogiorno. In prima c'è la politica, scudo Letta per Saccomanni. Il ministro, verità sui conti o vado via. Il premier, basta ultimatum al governo. PD, battaglia continua su regole e congresso. Ipotesi, ticket, Renzi, Emiliano. Scontro sull'IVA, nuova grana per Palazzo Chigi dopo le accuse di Renzi e il pressing del PDL a favore dello stop al rialzo della tassa sui consumi. Poi c'è l'editoriale a firma di Vittorio Stamerra, la variabile del Quirinale nella bagarre governo partiti. Apre così stamattina la Gazzetta del Mezzogiorno. Andiamo invece subito sul giornale che invece apre sempre con la politica, però con Letta al capolinea, questo è il titolo. Occhiello, crisi di governo è il catenaccio del titolo. Sull'IVA il ministro Saccomanni minaccia le dimissioni, ma Forza Italia non ha intenzione di cedere. Fine Merkel mai, Angela trionfa e si conferma cancelliera. Questa è l'apertura del giornale, poi c'è l'editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Torniamo invece da te, Marilena. Allora, stamattina Repubblica e Corriere aprono nella stessa maniera. Repubblica dice Germania, Merkel, vittoria storica. Il Corriere della Sera invece, la vittoria storica di Angela Merkel. Supera il 41% e sfiora la maggioranza assoluta. Possibile l'accordo con la SPD. I risultati sono alquanto interessanti, visto che nel 2009 il partito della signora Angela aveva ottenuto solo il 33,8%, per cui oggi chiude a 41,7%, quindi c'è un balzo in avanti di quasi 10 punti, insomma. La SPD aveva ottenuto nel 2009 il 20% dei voti, questa volta invece porta a casa il 25,6%. L'astra sinistra ne esce malissimo, visto che aveva ottenuto l'11,9% nel 2009 e è andata a casa invece ieri con l'8,5%. Le forze quindi anti-euro e anti-Europa non sono riuscite a tenere il passo della Merkel. E poi i Verdi, concludiamo con, nel 2009 avevano ottenuto il 10,7% dei voti, chiude questa tornata elettorale con l'8,4%, quindi una schiacciante maggioranza di Angela all'interno del Parlamento tedesco, e questa è una figura che andrà a ad avere ripercussioni su tutta Europa. Su questo non c'è dubbio. Il totale dei seggi è di 598 più la quota variabile del sistema proporzionale. 296 andranno al partito di Merkel, 182 invece quelle del possibile alleato Pierre Strimbok, 60 dicevamo alla sinistra e 60 ai Verdi. Dopo 50 anni sarebbe la prima volta dopo oltre 50 anni che la CDU, il partito di Steinberg, il possibile alleato di Merkel, potrebbe essere in coalizione per governare da sola. Vado io invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno, si parla di Fiera del Levante, la fiera chiude con il botto. Ieri ingressi in tilt, un'invasione, si parla di 270.000 visitatori, patroni griffi, una festa di popolo per la Fiera del Levante. Sempre parlando di Fiera del Levante, il futuro, si parla di futuro dell'ente, Cassano finalmente Vendola prende la via della privatizzazione. Questo ci dice il senatore Massimo Cassano. Dal quale ripartiamo perché? Perché Massimo Cassano è anche il coordinatore cittadino del PDL per riguardo alla nostra Casa Massima e ricordiamo che questa sarà una settimana importante per la politica locale perché venerdì prossimo con Consiglio Comunale convocato di mattina alle 9 il Consiglio stesso si esprimerà circa la fiducia o meno da accordare al sindaco Mimmo Birardi. Ricordiamo che c'è una mozione presentata dalla minoranza il 6 settembre. Il Consiglio si sarebbe dovuto riunire entro 20 giorni, appunto arriviamo al 26, credo sia venerdì, se oggi è lunedì 23, sì, e quindi si discuterà questa mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.
Vedremo come si comporteranno i consiglieri comunali, soprattutto la maggioranza, perché se poi il primo cittadino dovesse incassarla questa fiducia, si tornerà in consiglio lunedì per discutere delle questioni saltate, non nei consigli di luglio e agosto, di agosto e settembre che non si sono tenuti, e poi eventualmente si arriverebbe alla discussione del bilancio di previsione. Il È tutto. consiglio è convocato sempre per le 9 di mattina, lunedì, perché sarà un consiglio lungo, ci sono una serie di interpellanze che sono insomma diversi mesi che vengono rinviate e poi c'è da votare ovviamente tutti i vari debiti fuori bilancio. È tutto in itinere, vedremo. Intanto c'è la nomina del nuovo assessore, presumibilmente potrebbe essere una donna per una questione di quota rosa, ma è tutto in discussione. Ora vedremo se prevarrà la linea che vorrà entrare in giunta un assessore nuovo dell'UDC o prevarrà la linea del PDL che dice il nostro assessore non si tocca. Andrea, staremo a vedere nelle prossime ore. Andiamo a pagina 9 del Corriere, sempre tornando al discorso che oggi tiene il banco, ovviamente sentiremo in lungo e in largo, sicuramente anche Bruno Vespa stasera farà una lunga disamina su questa vittoria storica di Angela Merkel, perché insomma per l'Europa si stava aspettando questa come una delle date possibili per rimettere ordine alla situazione politica e geopolitica della nostra Europa. Che cosa accade in Germania e che cosa accade in Italia? Il Corriere fa un'analisi di quelle che sono le esperienze, le testimonianze degli italiani che si trasferiscono a Berlino. Infatti apre con baristi, stagisti, galleristi italiani, tutte le strade portano a Berlino. Noi che abbiamo votato con i piedi e ci siamo trasferiti qui. I vantaggi della capitale tedesca, c'è il sussidio, il bonus bebè e uno stipendio di un anno per gli affitti e gli affitti, seppure in crescita, sono calmierati. Sono 20.000 gli italiani che risiedono ufficialmente a Berlino. Una cifra che raddoppia se si contano quelli che non sono stati registrati. 647.000 circa invece gli emigrati in Germania dall'Italia nel corso degli anni. È la comunità più numerosa dopo quello della Turca. Se pensate che 650.000 abitanti sono 2 volte la città di Bari, cioè, ci sarebbe da porsi qualche domanda. Insomma, il 40% la crescita dell'immigrazione italiana in Germania tra il 2011 e il 2012, secondo l'Ufficio Tedesco di Statistica. E 1 milione di persone invece si è trasferita in Germania nel solo 2012, una cifra così alta non si registrava dal 1995. E poi c'è una bella immagine della porta di Brandeburgo illuminata che fino alla fine della Seconda Guerra Fredda e alla caduta del muro di Berlino era a est. Ricordiamo che la signora Angela arriva proprio da est, che è stata una pupilla di Helmut Kohl al quale poi, tra virgolette, ha fatto le scarpe. Da Repubblica invece, andiamo a un'argomentazione che è molto più vicina a noi, cade, non cade, Letta, insomma, il giornale lo diceva, cade, sarebbe il capolinea, il governo pronto a bloccare l'IVA, nessun aumento del 2013, però c'è un patto tra Letta e Saccomanni, perché ieri, ricordiamo, Saccomanni aveva mandato Australia, il governo sia da una parte che dall'altra, a dire o si fa come dico io o vado a casa, perché è impossibile trovare ricette magiche. Però, come dicevamo prima, Forza Italia sta puntando i piedi, ormai parliamo di Forza Italia, non parliamo più neanche di PDL, perché si trovi una via d'uscita. Torno io sul giornale perché il giornale stamattina presenta un'inchiesta a firma di Gabriele Villa, Inferno a scuola, famiglie in balia degli insegnanti, dal pennello di bue al quaderno quadrettato, ecco i capricci dei prof. Viaggio tra le richieste più stravaganti dei docenti, album liscio ruvidi, pennarelli introvabili, libri costosi e inutili. 499 la spesa media in euro per il corredo scolastico. Più quella per i libri, 521 euro. Questa è l'analisi secondo Federconsumatori. E poi si chiede al giornale: tutto indispensabile? Si parla di gomme bianche, che però si vendono rigorosamente in confezione da 12. Tra le richieste, impossibile, va segnalato anche un quaderno a quadretti di 4 mm e un quaderno a quadretti di 5 mm. Che cosa mai ci si dovrà fare con quel millimetro in più? Si chiede il giornale. E poi il pennello con peli di pony sarà davvero indispensabile? E poi si parla anche di dizionari a go-go e si chiede il giornale perché mai il dizionario d'inglese fatto acquistare nella stessa scuola dalla stessa professoressa 4 anni prima ai figli maggiori ora non dovrebbe andare più bene. Considerato che un dizionario non costa meno di 50-60 euro, la domanda risulta tutt'altro che peregrina. Questa è l'inchiesta del giornale stamattina. Sì, io chiuderei con 3 notiziole. Per quanto riguarda la Lega, torna in auge Bossi perché potrebbe ricandidarsi per la segreteria della Lega.
dice lui stesso di se stesso: mi candido, serve un giovane. Il segretario: faremo le primarie, ovviamente ce ne sono tre di nomi in lizza. E poi un rapido passaggio su Papa Francesco, che ha spiazzato praticamente tutto il mondo politico e non, dicendo che facendo un'affermazione abbastanza banale, che è anche in Costituzione, cioè che senza lavoro non c'è dignità. Da Corriere Economia invece chiudiamo con le donne, la nuova mappa del potere femminile. Ecco chi conta di più: Maria Canata, Miuccia Prada e Anna Maria Tarantola al top. Fanno premio competenze e network. Molte invece l'emergente. Tra questi c'è anche la Livia Pomodoro, che è presidente del Tribunale di Milano, Paola Severino, che sappiamo è nostro ministro della Repubblica in questo momento, e c'è anche Milena Gabanelli, che, a proposito, una curiosità di Milena Gabanelli: Milena Gabanelli non è mai diventata giurista professionista perché fu bocciata all'esame di Stato e lei ha detto: vabbè, non mi serve altro, ho già il patentino pubblicista, vado avanti con quello. Tanto non c'è bisogno di sapere esattamente tutto quello che è previsto nel test dell'esame di Stato. Serve coraggio per fare giornalismo d'inchiesta soprattutto. Con questo penso che abbiamo concluso. L'appuntamento rimane confermato sempre come di consueto ormai tutti i giorni, e a tutti buona giornata. A risentirci.